Benvenuti al programma della tecnica presentato per Wolfgang Rudolph. Ecco un dispositivo nuovo e moderno di PCE, il modello UT81B. Questa serie esiste da molto tempo. Probabilmente qualsiasi tecnico conosce questo dispositivo. Si tratta di uno strumento standard. Dispone di un ampio display LCD da 160x160 pixel. Se guardiamo il display, vediamo che è retroilluminato. Questo consente di visualizzare facilmente i valori quando lavora in luoghi con scarsa illuminazione. In questo momento è impostato su tensione continua e range automatico. Vuol dire che seleziona automaticamente il range di tensione. Se adesso controlla la pila da 9 volt e guarda il display, aspetti che lo inclino così che lo vede meglio, allora possiamo notare che questa pila ha una tensione di 9,6 volt. Questo è un valore standard, non è nulla di speciale. Ho qui una serie di tasti che agiscono secondo il contesto, vale a dire che cambiano di funzione a seconda della misurazione. Se premo qui, allora passo a AC, che mi permette di misurare tensioni alternate. La cosa più sorprendente è che non si tratta solo di un multimetro per misurare corrente, tensione, resistenza, diodi, frequenza e capacità, ma premendo questo tasto si converte in un oscilloscopio. Adesso appare un grafico sul display. Adesso collego mediante questi cavi il mio dispositivo per regolare le sonde. Era un segnale rettangolare. Lo collego qui, così. Ora lo accendo. Ci vuole un momento. Automaticamente si seleziona l'ampiezza e la base temporale. Come vede, abbiamo un segnale pulito. Qui sopra c'è selezionato 1 volt 500 microsecondi. Se ora passo da 1 kHz a 10 kHz, allora il dispositivo tarda solo un momento e abbiamo già 50 microsecondi. Naturalmente posso selezionare anche 100 kHz e siamo già a 5 microsecondi. L'ampiezza di banda complessiva è di 8 MHz e 40 megasample per secondo. Questo è sufficiente per molti lavori di servizio, come la riparazione di televisori o computer, oppure se ha bisogno di riparare l'auto. Questo è il dispositivo più robusto e ragionevole. Il prezzo si aggira intorno ai 250 euro. La confezione comprende la custodia, l'alimentatore, il cavo di collegamento al PC isolato otticamente. Vuol dire che non può entrare corrente nel PC. Anche i cavi di collegamento e il manuale. E il software. Il software mostra tutto quello che funziona sul display del dispositivo. Può registrare i dati per analizzarli successivamente o trasferirli a un programma di calcolo. Può anche salvare fino a 10 valori visualizzati sul display, cioè può salvare 10 schermate e recuperarle successivamente. Un dispositivo standard per tutti. Standardgerät, was eigentlich jeder braucht.